más de vivir. Pasarlo bomba, no pensar en nada. La vida está llena de ocasiones y quiero vivirla hasta el final. Y quiero vivirla hasta el final. Toda la noche quiero bailar, solo contigo quiero bailar. Todo mi amor te quiero donar. Quiero sentirte dentro de mí, mi corazón está lleno de ti. Todo mi amor te passione. Salve a tutti da Radio Speranza in Blu. Siamo qui oggi con il poeta Federico Di Mascio. Ciao Federico. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Sono lieto di essere qui con Anna. Grazie, benvenuto. Noi era tanto che ti aspettavamo, era tanto che ti corteggiavo perché venissi qui. Alla fine ce l'abbiamo fatta. L'occasione appunto per il tuo libro, per il tuo nuovo libro. Il mio libro che è uscito a novembre. Che si intitola Il ragazzo d'estate. Sì, esattamente. Benissimo, adesso ce ne parlerai. Sì, sì. Allora, io la prima domanda che ti voglio fare è questa. Com'è nata la tua passione per la poesia? Cioè, quello che ricordi, Allora, diciamo, sin ai tempi della scuola media già avevo cominciato ad appassionarmi al mondo della poesia, grazie anche all'aiuto e al sostegno delle professoresse che hanno saputo imbrigliare questa passione. Sono riuscite a cogliere questo tuo lato? Questo quindi. Mio lato sensibile, perché essendo una persona sensibile, avendo avuto un'infanzia stupenda, colorata, le emozioni, le sensazioni si sono trasformate con la penna. Bellissimo, questo è già un tocco d'artista. Senti, il tuo primo libro, la tua prima opera, Il ragazzo d'estate. Sì, esattamente. Di che cosa, che argomenti tratti? Appunto, ho scelto questo titolo perché... La risposta più semplice è perché parla di emozioni. Sì. Quindi spesso si trova su Facebook, se si fa un giro su Tumblr, anche in maniera superficiale. L'estate non è una stagione, ma un sentimento. Allora io da questo spunto ho dato questo titolo a questo libro. Poi le poesie alcune sono più semplici da capire, alcune sono più complesse, il linguaggio è più curato, però principalmente rappresenta la purezza dei sentimenti, delle emozioni che una persona, in questo caso un fanciullo, un ragazzino, prova quando è giovane, quando si trova nell'età dell'adolescenza. Parla di questo, la parte più emblematica. Senti, c'è un personaggio, non so se si può dire un personaggio, un tema, no? Forse, sì. Non lo so. Le Versor, cos'è? Allora, per non... vabbè, a parte che alcune poesie me le ho scritte pensando proprio di getto. Il poeta si sa che spesso è anche ermetico. Ho creato questa figura, attraverso un componente che ho scritto, che si chiama appunto Eversor, per rappresentare, per indicare al lettore la parte oscura dell'uomo, il male. Male quando l'uomo decide. C'è una lotta fra il male e il bene. Nel libro c'è una lotta fra il male e il bene. Dalla prima pagina sino all'ultima c'è questo crescendo sia di emozioni, sia di questa lotta interiore che l'uomo affronta. Quindi non è un componimento, diciamo, piatto. Ha una sua percorrenza. È dinamico. È dinamico, ha una sua struttura. C'è questa lotta interiore che appunto questo protagonista, diciamo, del libro che non sono io, mi ci tengo a precisarlo, tutti quanti possono esserlo. L'importante è che questa persona, diciamo, quella parte oscura che ha, che c'è un po' in ognuno di noi, si può sì dire. Se una persona riesce a controllare, diciamo, a domarla, vuol dire, certe volte non vuol dire placarla, vuol dire anche accettarsi, vuol dire anche accettare quella parte oscura. E quindi quest'Eversor è anche io scrivo anche la progressione. Che dico, sono uomo moderno, del male perno, del buono l'Eversor, perché spesso la modernità ci porta, sì, a crescere la nostra modernizzazione, ma ci porta lontano da quello che è il valore vero, di certi sentimenti, certe... Che cos'è per te la fede? Si può dire? La fede, certo, in poche parole, è un argomento ampio, però sì, magari... Questa è una bella domanda perché nel libro c'è la fede. Io la rappresento, ci sono diverse poesie dove ne parlo, sin dalla prima parte del libro dove appunto parlo di questa guerra con l'Eversor come qualcosa di
di molto profondo, di qualcosa però di distante dalla vita terrena di uomo, qualcosa quasi una visione utopistica. È come se fosse l'ultimo step dell'uomo, perché prima appunto l'uomo deve imparare ad avere quest'occhio nei confronti di ciò che lo circonda, che abbaci nella sua stessa vita. E che cos'è la vita di un uomo? Tutto ciò che lo circonda. E avere fede vuol dire capire questo concetto, nutrirsi di quello che la vita dà all'uomo. E lo stesso atto di respirare, lo stesso atto di guardare il cielo, è un atto di fede che ti porta l'uomo alla salvezza interiore, quindi alla purificazione dei sentimenti, e questo lo eleva lontano dalla vita oltreterra. Complimenti, perché veramente sei un ragazzo molto profondo. Grazie, questo è quello che grazie per queste perle di saggezza. E adesso andiamo in pausa musicale e ascolteremo un brano a sorpresa che il nostro tecnico audio Massimiliano ci regalerà. A tra poco con Federico Di Mascio. Un biglietto del tram, mille lire di film, è così. Se ne va la tua libera uscita, il tuo colpo di vita in città. Se ne va sotto la luna, le donne tra i fuochi di gomme di periferia, al tuo sguardo di gatto sperduto, al sorriso e al risposto ragazzo fa questo, e ora torni a dormire con gli altri, col cuore per terra aspettando la guerra. Soldato d'Italia, che guardi la notte in silenzio dai vetri del tram. Una birra, un jukebox, la domenica sport, è così.
Bentornati, siamo qui con Federico Di Mascio. Buongiorno a tutti ancora. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone dei Pooh, classe 58. Sì, so che sì. Tu sei un appassionato. È una canzone straordinaria. Racconto di questo soldato che non può partecipare alla vita normale, raccontata da queste voci bellissime dei Pooh di un tempo. Così. Meravigliosa. Musica meravigliosa. Meravigliosa. Indimenticabili Pooh. Complimenti, rinnoviamoglieli sempre. Grazie. Allora, tornando al ragazzo d'estate invece, sì, volevo chiederti che cosa hai voluto trasmettere con queste poesie ai tuoi lettori? Penso, in definitiva, che c'è sempre una scelta. La scelta di scegliere, appunto, scusate il gioco di parole, il bene a dispetto del male, la scelta del bene, che è una scelta difficile, ardua, richiede un impegno, un sacrificio doloso, che in primo luogo porta al sacrificio interiore, bisogna portare una forte resilienza, e questo può far bene, però appunto è molto, molto arduo. La scelta del bene al dispetto del male è ardua, soprattutto oggi la società è in costante mutamento, non sempre un mutamento è positivo, ma bisogna saperlo bacinare con un certo tipo di ottica. Senti, ma c'è una poesia in questa raccolta a cui sei particolarmente legato, e se sì, perché? Dunque, sono tutte molto belle. Questo non ne dubito. Nel mio punto di avendo scritto io gli ho dato una letta, sono veramente, sì, sono veramente belle, fatte bene. Dicevo, per me, soggettivamente parlando, sono belle. Viene, sì, può piacere come non può piacere. Sono sbagliato a parlare. Però forse una delle più belle, potrei dire che sono due. Però sì. Una si chiama Caleidoscopio profumato e l'altra Padre Autunnale. Perché sei molto legato a queste poesie in particolare? Perché rappresentano una spensieratezza emozionale completa, definitiva, proprio, e dove in queste poesie viene citato l'amore, proprio l'amore universale che incombe nei protagonisti che sono citati nella poesia, che appunto lì sono intrisi di questo amore cosmologico, universale, come se Dio proprio si percepisce in quello che loro stanno facendo, nei loro bellissimo gesti, nei loro atti, tra padre e figlia, tra moglie e marito, e appunto quella negatività, quella tristezza, quella cattiveria dei sentimenti non c'è, è stata, diciamo, sconfitta. Quindi non è che quel punto del libro non è che tornerà, se tornerà sapranno gestirlo questi protagonisti, diciamo che è un crescendo emozionale dal basso verso l'alto, e arrivati a quel punto, se torna, si sa gestire questa situazione. Quindi arrivato a quel punto c'è una maturità, è quello che ambisco io nella vita, ambisco ad avere quell'occhio, a non perdere il fanciullo che è in me. Questo significa il libro. E questo è bellissimo, anzi ci hai dato una bella anticipazione, giusto? Non nego che ho un po', ma la mia poetica forse si esprime per certi versi alla poetica del fanciullino, per certi aspetti, perché da adulto mantengo quell'occhio, quello stupore del vedere le cose, percepirle. Che non devi perdere mai, assolutamente. Ad esempio quando torna l'autunno, viene la primavera, mi ritorno addosso quelle emozioni di quando ero bambino, di quando andavo a casa di mia nonna, di quando arrivava la prima pioggia e mi bagnavo, queste... Mutarli in poesia. Sono cose meravigliose. Questo ti fa capire che percepisci, sì, tanto percepisci del mondo attorno a te. Sì, sì, sì. Ed è meraviglioso, soprattutto per un giovane, insomma. Appunto, com'è nato quest'Eversur? Nato, cresce diventando un uomo, è nato, quindi non nego che c'è stato lo scontro. Ho saputo gestirlo, ho saputo domarlo. E così, quando uno diventa uomo, purtroppo deve cambiare punto di vista, non può più rimanere, diciamo, Peter Pan. È vero. Però se un uomo, ecco, se un uomo riesce a mantenere quell'occhio ed affrontare la vita reale, è lì che si ha il ragazzo d'estate, si ha per sempre, diciamo. Bellissimo. Grazie. Federico, progetti futuri? Progetti futuri, forse l'anno prossimo mi iscrivo all'università. Voglio seguire questo sogno che avevo sino dai tempi della fine della scuola superiore. Mm-hmm. E poi viaggiare tanto per dare il mondo. E questa è anche una bella cosa. Cercare di stare vicino agli amici miei che qui voglio molto bene, e alla mia famiglia. E dove possiamo trovare gli aggiornamenti su di te? Allora,
Questo pomeriggio sarò alla COP, al centro d'Abruzzo, nella libreria, presenterò il mio libro. E appunto sulla mia pagina di Facebook metto alle gli aggiornamenti. Ore 18? Alle ore 18 con okay. Dante Quaglietta, e Mario Ianieri, che è il mio editore, che ringrazio tanto, e tutti gli amici miei che vogliono bene. Perfetto, allora diamo appuntamento, mi raccomando, a oggi pomeriggio alle 18 con Federico Di Massio, il ragazzo d'estate. Federico, io ti ringrazio tantissimo ringrazio di essere voi, stato con Radio noi. Ringrazio Speranza in Blu che mi ha offerto questa opportunità, ne sono molto grato. E buon proseguimento a tutti di giornata. Arrivederci, grazie. Llena de ocasiones y quiero vivirla hasta el final y quiero vivirla hasta el final. Toda la noche quiero bailar solo contigo, quiero bailar todo mi amor, te quiero donar, quiero sentirte dentro de mí, mi corazón está lleno de passione.